Oggi ricordiamo i nostri martiri, martiri che hanno dato la vita per un ideale di giustizia e di riscatto per il popolo siciliano. Ma non è solo un evento del passato, perché quegli ideali vivono nel cuore di coloro che aspirano alla libertà per la nostra terra. Una terra che chiede giustizia da tantissimi anni. Guardando agli ultimi anni, dalla nascita della regione siciliana, non abbiamo che visto che il tradimento costante dei siciliani che hanno patteggiato e parteggiato per le forze politiche nazionali. Questo tradimento ancora oggi persiste e vede la continua emigrazione della migliore gioventù siciliana. A chi dobbiamo ringraziare per questi risultati? Per una terra generosa che dona tutto, ma che è diventata matrigna grazie all'operato di questi politici che si sono dedicati cuore e corpo alle politiche nazionali, tradendo le aspirazioni di giustizia. La Sicilia è il cuore del Mediterraneo, è il cuore pulsante del Mediterraneo. La Sicilia è ricca di storia millenaria, di prodotti di eccellenza nell'agricoltura, di artigianato che non ha nulla da invidiare a nessuno. Eppure questi comparti sono stati umiliati, mortificati da azioni politiche che non hanno mai messo questi comparti a pieno regime, dando speranza per la nostra gioventù. E la nostra gioventù, a cui le famiglie hanno donato tutto, abbiamo donato istruzione, amore, guardandosi attorno vedono il nulla e sono costretti a prendere le valigie e ad andare via. L'indipendentismo è la strada del riscatto. Cosa dobbiamo vedere oltre quello che vediamo costantemente? E ancora vi fidate dei partiti nazionali? Ancora vi fidate dei politici che vengono a chiedervi il voto per operare il riscatto della nostra terra? Ma cosa dovete vedere ancora di più? Oltre quello che i figli prendono le valigie e vanno fuori per vedersi gratificati nelle loro competenze. Quindi Fronte Nazionale Siciliano, indipendentismo e lotta per la giustizia della Sicilia. Antudo, antudo, antudo. Bravo,